Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere insieme come utilizzare trucchi all'interno dei nostri giochi su PS4, utilizzando la nuova funzionalità introdotta su Golden. Per chi non avesse seguito il mio ultimo video notizie, a partire dalla versione 2.2, Golden ha integrato in maniera nativa un menu per abilitare dei trucchi all'interno dei giochi, quindi andando a semplificare il loro utilizzo e andando anche ad eliminare il device secondario. Questo tutorial quindi va a rimpiazzare, il tutorial vecchio che ho caricato un po' di tempo fa, dove utilizzavamo i trucchi attraverso una procedura leggermente più complicata, cioè utilizzando un exploit e un sito web particolare. Inoltre abilita anche l'utilizzo offline dei cheat in maniera più semplice e immediata. Andiamo quindi a vedere insieme tutti i passaggi necessari, partendo però prima dai requisiti. I requisiti sono pochi. Dovete avere ovviamente una PS4 connessa ad internet, almeno per quanto riguarda il setup iniziale, e con il jailbreak attivo. Se non sapete come eseguire la procedura di jailbreak sulla vostra PlayStation, potete seguire il tutorial che trovate linkato in alto a destra. Detto questo, partiamo con il video. Do per scontato che abbiate già attivato sulla vostra PS4 Golden aggiornato all'ultima versione disponibile. Fatto questo, dobbiamo andare a scaricare all'interno della nostra console l'applicazione Golden Cheats Manager, che tra l'altro è attualmente in beta. Questa applicazione è stata sviluppata da Bucanero, che ringraziamo per aver reso la procedura così semplice e così immediata. Vi ricordo che è possibile trasferire i cheat anche manualmente, ma è una procedura che comunque richiede più tempo ed è più complicata in generale. Ci sono vari modi comunque per installare questa applicazione. Il metodo più tradizionale consiste nel scaricare il PKG, scaricare l'applicazione da GitHub, cliccando qua su Releases e andando a scaricare questo file che io ho già scaricato e messo all'interno del desktop. Potete installare questa applicazione utilizzando i vari metodi che vi ho elencato in questo video, che trovate linkato in alto a destra. Io andrò ad utilizzare di questo video il secondo metodo, quindi andrò ad installare l'applicazione, diciamo, in maniera remota. Una volta installata l'applicazione, ovviamente avviatela. Cliccate su OK a questo avviso e dopo un paio di secondi vi ritroverete in questa schermata. Sono disponibili 5 opzioni diverse: un menu Update, un menu Cheats, un menu Online Database, le impostazioni e le informazioni su questo progetto. Rechiamoci subito nelle impostazioni e andiamo a disattivare, se vi danno fastidio, la musica di sottofondo e le animazioni dei menu. Dopodiché tornate indietro e andate a cliccare su Update. Come potete vedere, l'applicazione scaricherà e installerà automaticamente tutti i trucchi disponibili, aggiornati all'ultima versione, pescandoli da un database online. Congratulazioni, avete caricato all'interno del vostro sistema una enorme quantità di cheat per tanti giochi diversi. Li andiamo a vedere ora insieme. Cliccate su OK, dopodiché cliccate su Cheats. E come potete vedere, l'applicazione vi mostrerà una lista di tutti i giochi per i quali sono stati resi disponibili dei trucchi. E ce ne sono veramente tanti, li andiamo a scorrere un pochino insieme. Come potete vedere, sono disponibili diversi mod menu per quanto riguarda alcuni giochi. Nel caso di questo gioco sono disponibili due mod menu per quanto riguarda la versione 1.00 e un altro mod menu per quanto riguarda la versione 1.14. Stessa cosa per quanto riguarda ovviamente altri giochi. Guardate quanti mod menu sono disponibili, per quanto riguarda per esempio Assassin's Creed. Notate che vicino ai giochi che avete installato all'interno della vostra PlayStation comparirà una stellina. Questa stellina serve a segnalarvi che potete usare questi trucchi all'interno del gioco.
Come potete vedere, nel mio caso ho installato Cuphead, quindi appunto mi compare questa stellina. Stessa cosa per quanto riguarda Sonic Mania, che tra l'altro era un gioco che abbiamo testato, che abbiamo truccato anche nel precedente video. Andiamo allora a provare insieme i mod menu, vedere innanzitutto come si attivano, come si utilizzano e andiamo a testare effettivamente il loro funzionamento all'interno dei giochi. Vi ricordo che da questo momento in poi non è neanche obbligatoria una connessione ad internet, quindi li potete utilizzare anche offline se volete, non c'è alcun tipo di problema. E allora io ho deciso di portarvi tre giochi diversi, Cuphead, Sonic Mania e Mirror's Edge Catalyst. Eccoci qua all'interno della mappa di Cuphead. Ora andiamo ad avviare un livello qualsiasi insieme, giusto per farvi vedere che effettivamente i trucchi funzionano. Una volta caricato il livello, che cosa potete fare? Potete o premere il tasto PS, poi aprire le opzioni e cliccare su Golden Cheat Menu e come potete vedere vi verranno mostrate a schermo tutte le opzioni disponibili. Oppure, un'altra cosa che è ancora più rapida, potete tenere premuto molto semplicemente il tasto Share. E come potete vedere si aprirà direttamente il menu senza passare per la dashboard. Io attivo, per quando, almeno in questo caso, solamente la vita infinita. Ecco qua, come potete vedere vi comparirà una notifica. E se provo a prendere danno, come potete vedere la vita non scende, quindi effettivamente sono praticamente immortale, ecco. Oppure un altro trucco che possiamo attivare è quello dell'oro diciamo al massimo, dell'oro infinito. Quindi andiamo ad attivarlo insieme, andiamo a verificare il suo effettivo funzionamento. Ci chiede il trucco di entrare all'interno dello shop, del negozio per effettivamente abilitarlo e lo andiamo a fare insieme. Come potete vedere io ho attualmente 40, diciamo 40 monete d'oro, 40 pezzi d'oro che sarebbero il massimo. Come potete vedere posso praticamente comprare tutte le cose disponibili all'interno di questo negozio. Per disabilitare i trucchi molto semplicemente ritenete premuto il tasto share o comunque riaccedete di nuovo all'interno del menu e andate a deselezionare le varie opzioni. Ora cambiamo gioco e proviamo a utilizzare i trucchi all'interno di Mirror's Edge. Eccoci qua all'interno di Mirror's Edge. Di nuovo ripetiamo la stessa procedura. Teniamo premuto il tasto Share per attivare il menu e come potete vedere almeno in questo caso è disponibile solo ed esclusivamente un'opzione, cioè la God Mode. L'andiamo ad attivare e andiamo a testare il suo funzionamento. Come potete vedere, se provo a prendere danno, la vita non scende. Come potete vedere, sto prendendo praticamente mazzate da tutti quanti, ma la vita non scende. Se invece provo a disabilitare la modalità God Mode, come sto facendo almeno in questo caso, potete vedere che subito la vita comincia a scendere e tra poco ci muoio anche. L'ultimo gioco che andiamo a testare insieme, ma che in realtà abbiamo già testato, diciamo, nel vecchio video, è Sonic Mania. Eccoci qua all'interno di un livello di Sonic Mania. Di nuovo, stesso procedimento, vado a tenere premuto il tasto Share e come potete vedere mi compaiono varie opzioni diverse, almeno in questo caso. Possiamo per esempio attivare gli anelli infiniti, la vita infinita, oppure possiamo anche attivare la super velocità. Come potete vedere sono molto più rapido rispetto al normale e soprattutto ho, per esempio, se provo a prendere danno, come potete vedere ho 255 anelli e più prendo danno più gli anelli aumentano, che cosa diciamo abbastanza strana. Come potete vedere in questo momento sono morto, ma la vita, diciamo, non mi è stata sottratta la vita, ecco, ho sempre 4 vite.
Prima di salutarci, vi ricordo ogni tanto, diciamo una procedura che potete fare in realtà quando volete, non è necessaria ma è comunque consigliata, vi ricordo di aprire l'applicazione Golden Cheats Manager e andare a cliccare su Update, così andrete a riaggiornare tutti i vari cheat, tutti i vari trucchi che avete scaricato all'interno del vostro sistema. Bene ragazzi, io penso che questo video possa finire qui. Se ci sono delle domande, fatemele pure nei commenti, sarò molto felice di rispondervi. Vi ricordo che se il video vi è piaciuto, un like e un'iscrizione mi aiuterebbero molto nella crescita del canale. Detto questo, noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!